Bene, carissimi, ci raggiunge ogni anno la festa del perdono e noi vogliamo disporre il cuore per poter accogliere la grazia di questo giorno, il giorno della festa del perdono, perché possa essere per noi, il Signore ce lo conceda, come è stato per Francesco, esperienza pasquale di riconciliazione. È evidente che per noi non può essere semplicemente il ricordo di quanto accaduto in questo luogo benedetto da Dio, anche se anche solo il ricordo ci pervade di gioia, ma noi abbiamo bisogno di poter fare esperienza di perdono e siamo certi che questo è il luogo che il Signore ha voluto donarci, proprio perché anche a noi venisse data la possibilità di rinnovare quella grazia che opera in noi fin dal giorno del nostro battesimo, perché la riconciliazione possa essere sempre più piena. In questo noi veniamo raggiunti dal desiderio che Francesco manifestò proprio dentro le mura della Porziuncola, quando chiese al Signore Gesù, per intercessione della sua Vergine Madre, che tutti coloro che, pentiti dei loro peccati, avessero fatto visita a questo luogo col desiderio di un cambiamento radicale di vita, avessero potuto fare quell'esperienza, quella del perdono. Lui ha pensato a noi. Lo sguardo lungo, quello di Francesco, perché è lo sguardo di Dio. E noi oggi siamo qui raggiunti da quel desiderio che Francesco ha espresso quel giorno, dentro la Porziuncola, che è in perfetta sintonia con il desiderio che il Signore ha di stabilire con noi una comunione sempre più piena. Quel desiderio di cui l'Apostolo Paolo si è fatto ambasciatore. Vi supplico, lasciatevi riconciliare con Dio. Un desiderio che ha portato Dio a cercarci in ogni modo, fino a trovarci là dove noi ci eravamo cacciati a motivo del nostro peccato. Noi quindi ci prepariamo a vivere il perdono, a rinnovare la grazia della riconciliazione, a fare in modo che il dono che abbiamo ricevuto nel nostro battesimo, quella stessa azione di grazia, possa essere libera di muoversi dentro di noi e di operare ciò per cui ci è stata donata. Vorrei in questa sera con voi, in queste sere di preparazione con voi e con il nostro Serafico Padre, percorrere il cammino che la Chiesa ogni anno ci fa fare, preparandoci a vivere la Pasqua annuale, i giorni del Triduo, il giovedì, il venerdì, il sabato santo, per disporre così il cuore alla celebrazione della Pasqua nel giorno della festa del perdono, chiedendo a Francesco di prenderci per mano e di accompagnarci dentro l'evento di grazia che è la celebrazione della festa del perdono.
abbiamo così ascoltato. Quando Francesco è voluto tornare qui alla Porziuncola, non certo per un desiderio nostalgico, ma per il desiderio di un desiderio di pienezza, di compimento, volendo riconsegnarsi totalmente a Dio là dove, qui alla Porziuncola, la sua grazia aveva dato inizio a quella opera di trasformazione, di conformazione a Cristo, volendo porre il sigillo della sua stessa morte su questo percorso di conoscenza del Signore. Quando lui ha voluto con forza tornare qui alla Porziuncola per consegnarsi al Signore là dove aveva incontrato la sua grazia, ha voluto compiere quei gesti che abbiamo ascoltato, ha voluto far proclamare il brano del capitolo tredicesimo del Vangelo secondo Giovanni, il racconto della lavanda dei piedi, ha voluto ripetere il gesto dello spezzare il pane, a veneranda memoria di quell'ultima cena, ma con un desiderio profondo, quello, il Celano ce lo ha detto, di mostrare quanta tenerezza d'amore portasse ai frati. Nel momento in cui loro erano affranti per l'ormai imminente perdita, ma perdita non era, del padre, lui li vuole consolare con una tenerezza d'amore. E quale tenerezza d'amore poteva mostrare se non quella di cui lui stesso era stato ricolmato? Tutti noi siamo stati ricolmati, appunto, nell'ultima cena del Signore. Nel gesto del pane spezzato, Francesco contempla e gusta la tenerezza d'amore di Dio e contempla l'Eucaristia, quell'ultima santissima cena, come il punto estremo di quel percorso che vede nell'incarnazione il manifestarsi di un disegno per noi inatteso e pertanto quasi indesiderabile. Questo desiderio che ha portato Dio a venirci a cercare. Quando nella prima ammonizione Francesco ci parla del corpo del Signore, contempla appunto l'Eucaristia come l'estrema conseguenza del fatto dell'incarnazione. E così, come quando dalla sede regale discese nel grembo della Vergine, ogni giorno, viene a noi in apparenza umile, ogni giorno discende dal seno del Padre sopra l'altare nelle mani del sacerdote. E a noi viene chiesto lo stesso sguardo di fede di coloro che hanno potuto vedere il corpo benedetto partorito dalla Vergine di fronte al pane eucaristico, riconoscendo la sua presenza, riconoscendo la sua tenerezza d'amore per noi. Nell'ultima cena Gesù lava i piedi, spezza il pane e lo fa anticipando in quei gesti ciò che di lì a poco si sarebbe compiuto sulla croce. Lo sappiamo, il contenuto del pane spezzato è la croce di Gesù. Non è un gesto vagamente simbolico, è simbolico nel senso profondo del termine, contiene esattamente la sua offerta, è la sua offerta, anticipata
perché la Chiesa possa comprendere, ripetendo quel gesto, che ciò che è accaduto sul Calvario non è l'esito disastroso di un complotto ordito contro Gesù, ma è l'offerta più pura, l'unica offerta gradita al Padre, che dà la possibilità di rendere gradite tutte le altre offerte se innestate dentro la stessa offerta di Gesù sulla croce. È la contemplazione di questa tenerezza d'amore, di un amore liberissimo, incondizionato e incondizionabile. Non potrai far nulla per condizionare l'amore di Dio che ci precede, che è sopra di noi, che ha voluto raggiungerci, che è stabile, che non viene meno. È la contemplazione di questo amore che precede anche ogni nostro desiderio. Allora in questa prima sera vorrei semplicemente consegnarvi questo. L'amore di Dio che si manifesta a noi nell'offerta del Figlio e che si rende continuamente presente nel pane spezzato. Quella tenerezza d'amore e questo sguardo d'amore su di noi che ci permette di guardare il nostro peccato. È il suo sguardo d'amore su di noi l'unico sguardo capace di una conoscenza vera di noi. E solo accogliendo questo sguardo d'amore noi possiamo guardare in faccia il nostro peccato e comprenderne anche la gravità, che è sempre a misura della grandezza d'amore suo. Ma la prima cosa è questa. Ancor prima, ripeto, di guardare in faccia il nostro peccato per poter chiedere perdono e fare esperienza della Pasqua dentro la nostra vita, siamo chiamati a sentire questa tenerezza d'amore che si manifesta nel pane spezzato, nel gesto del servo, cioè di colui che dona la vita. Impressiona scoprire come Francesco usi la porziuncola come realtà simbolica, vorrei dire sacramentale, che permette un'esperienza del mistero di Dio e della sua Vergine Madre. Cosa intendo dire? Quando Francesco contempla l'Eucaristia, contempla questa piccolezza, questo umiliarsi, in una piccola porzione di pane, in una porziuncola di pane, in questa sapienza capovolta rispetto alla sapienza del mondo, che questo luogo, che la porziuncola custodisce, né è un monumento, né è un sacramento, di una piccolezza che contiene la grandezza del mistero di Dio. Sono mura che contengono la Pasqua di Gesù. Oh certo, l'universo intero contiene la Pasqua di Gesù, l'universo è stato riempito dalla Pasqua di Gesù, ma poi lui, nella sua misericordia, a lui è piaciuto così, è piaciuto darci dei luoghi in cui la presenza della sua Pasqua la puoi sentire, vivere. E questo grazie all'esperienza che Francesco ha fatto
del frutto della Pasqua, che è la riconciliazione, la certezza di essere stato perdonato da Dio. Tutto in Francesco nasce da questa esperienza di riconciliazione. Ed è questo che noi vogliamo vivere in questo giorno di festa, contemplando la porziuncola come luogo nel quale a noi viene dato di poter fare questa esperienza. In una logica non diversa da quella che ha portato il Signore dell'universo, Dio e Figlio di Dio, ad umiliarsi così da nascondersi per la nostra salvezza sotto poca apparenza di pane. E noi che dobbiamo fare? Ma per sé è semplice, ho detto semplice, non facile. Per sé è molto semplice. Francesco ce lo dice: guardare l'umiltà di Dio ed aprire davanti a Lui i nostri cuori, umiliarci anche noi per essere da Lui esaltati. Così, come ci ha insegnato Gesù nell'ultima cena, lavando i piedi ai Suoi, vi ho dato un esempio perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. È questo che chiediamo di poter fare contemplando l'amore di Dio, la sua tenerezza d'amore che si manifesta e ci raggiunge nel pane spezzato, in una piccola porzione di pane. Chiediamo, contemplando questo amore, di non trattenere nulla per noi, affinché totalmente ci accolga colui che totalmente a noi si offre.